Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul canale Gameplays, un saluto dal vostro amico Salvo. Faccio questa videoclip per i tanti messaggi che mi sono arrivati, qua sto leggendo sull'altro telefonino, nell'ultimo video che avevo pubblicato, che ero un po' avvilito per il fatto che c'eravate pochi italiani, mi devo ricredere, quindi chiedo umilmente scusa a tutti quanti, che ho scoperto anche dai tantissimi messaggi che mi sono arrivati, tanti, che ci sono cioè italiani all'estero che mi seguono, perché ci sono siciliani, altri italiani di altre regioni. Per esempio, qua c'ho un mio compaesano che si chiama, anzi una mia compaesana, eccola qua, si chiama Rosalia, è una sicula americana, ha 20 anni, da come mi scrive. Grazie alle mie guide è riuscita a platinarsi tutti i Souls like, Bloodborne, esatto, poi qua dice e i Resident Evil, grazie alle mie guide. E questo a me fa veramente piacere, l'ho sempre detto, quando io leggo questi messaggi mi fa veramente piacere. Poi ci sono altri messaggi di altri ragazzi, per esempio c'è questo di qua che credo che sia il più lontano di tutti, questo ragazzo, si chiama Tommaso, che in Australia vive, e mi segue dall'Australia, mi segue. Io ti ringrazio, Tommaso, ti ho risposto anche. Quindi ti ringrazio, sono convinto che ora che, come voi ben sapete, escono i due giochi che vi avevo promesso, Evil West e Callisto, anche se sono convinto che Callisto sarà quello più seguito, perché è quello più bello e stile Dead Space, però Evil West secondo me farà anche la sua bella figura, perché molti me l'avete chiesto, anche qua su Callisto me lo state chiedendo, moltissimi. Quindi a Evil West mancano pochi giorni, esce il 22, quindi avrò modo di finirlo di qua al 3 o al 2 esce Callisto, non mi ricordo. E poi ci dedicheremo con calma a Callisto, perché quello me lo voglio godere con calma. Ma che, se avete bisogno su Evil West si può fare la coop, basta che mi mandate un messaggio sotto, se io vi posso aiutare, felicissimo di farlo, come sempre. Detto ciò, chiudiamo argomento e passiamo ad altre cose. Allora, visto che ho ricevuto tutti questi messaggi, non me l'aspettavo, ripeto, chiedo scusa se qualcuno si sia offeso, ma ripeto, scoprire 35 italiani sui 2.800 iscritti, onestamente mi aveva colpito, invece ho scoperto che siete italiani all'estero che mi seguite, quindi questo, ripeto, mi fa ancora tanto piacere. Allora, dicevo, sui discorsi dei giochi dell'anno nuovo. Io non ho letto poi i vostri messaggi perché, per ovvi motivi, perché ero preso male da quel video che avevo pubblicato. Quindi vi propongo i giochi che vi sto dicendo adesso. Ripeto, però non possiamo comprare tutto, ragazzi. Mi piace essere chiaro, sincero, ve lo sapete. Quindi noi, molto probabilmente, quelli al 100% sono almeno tre giochi. Il resto mi dovete dare poi una mano con le visualizzazioni. Se mi date una mano con visualizzazione e condivisione sui social, ci possiamo arrivare. Non subito, ma ci possiamo arrivare. Perché, ripeto, il mio scopo, l'ho sempre detto e pubblicato, era aprire un canale YouTube, riuscire a vedere se riuscivo a comprare dei giochi senza aprire il mio portafoglio. E posso dire, onestamente, che fino adesso ci sono riuscito. L'ho aperto forse una o due volte nell'arco della vita del canale, su certi giochi. Quindi vi chiedo di aiutarmi se volete che io porti questi giochi. Allora, i giochi quelli confermati al 100% sono tre, l'ho detto, e sono Resident Evil 4, Lord of the Fallen, quello nuovo, che si gioca pure lì in coop, e sono indeciso tra Wulong e Dead Space Remastered. Perché il quarto gioco che mi è stato regalato, io già ho contattato quella coppietta di sposi che me l'ha regalato, che è Hogwarts Legacy, dove io ho promesso a loro che avremmo fatto tutti i finali possibili e immaginabili delle quattro case in tutti i modi è possibili, beh, brutti e belli e all'incontrario. E avrei scoperto tutti i segreti del gioco, perché è molto grande, ci sono tantissimi segreti. Quindi su quello poi io ho tante pretese, perché è un bellissimo gioco, Hogwarts Legacy. Detto ciò, ragazzi, scrivetemi allora nei commenti i titoli che vi ho detto, se siete d'accordo, ok? Molto importante.
Sempre per quell'altra cosa che ripeto, chiedo scusa se sono ripetitivo, mi dovete dare una mano se volete che io porti altri giochi. Io non chiedo soldi, non chiedo nulla, chiedo solo un like, che non mi costa nulla, e potete condividere i video sui social. Non dico che li dovete vedere tutti, bastano pochi minuti e mi date la possibilità a me di poter comprarli. In più ringrazio, che qua me l'avete scritto, alcune persone, ecco qua che ritrovo il link, la messaggistica sul telefonino, l'altro che state utilizzando il mio link sul canale quello di Amazon che vi permette di avere degli sconti. Se lo utilizzate, agevolate voi stessi e agevolate anche a me. Io vi ringrazio tanto. Quindi vi chiedo di continuare a usarlo su qualunque genere, giochi PlayStation, Xbox, Nintendo Wii e quant'altro. Ok? Io vi ringrazio sempre, ragazzi. Allora, io qua chiudo il telefonino, io vi ringrazio per i tanti messaggi che mi avete mandato, onestamente non me l'aspettavo, ci sono rimasto veramente molto sorpreso. Quindi adesso io pubblico questo videoclip, come sempre vi chiedo un bel like per sostenere il canale, commentate, mi raccomando, commentate così possiamo parlare e vi ringrazio a tutti quanti ragazzi, quindi ciao. Alla prossima. Ah, un'altra cosa. C'erano alcuni ragazzi di voi che mi chiedevate di fare video di 30 minuti. Ragazzi, io video di 30 minuti non ne faccio per un semplice motivo. Se io faccio un video di 30 minuti, significa che devo fare una registrazione, non posso andare in live. Io preferisco fare le live, parlare con voi, oppure con le persone che in quel momento si collegano quasi casualmente, mi vogliono salutare o vogliono parlare con me un momentino. Mi piace per questo fare le live lunghe. Questa è tutta la spiegazione che vi posso dare. Io fare video di 30 minuti a me non piace proprio, perché a me piace interagire con voi. Detto ciò, ho scritto a queste persone, gli ho detto la motivazione, quindi spero che abbiano capito. Quindi ora io vi saluto, ciao ragazzi, e ci becchiamo tra una settimana su Evil West. Ciao, alla prossima.